Progetto Giovani. È a loro che si rivolge l'Associazione Ferrarese dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Il progetto targato CNA, presentato ufficialmente nei giorni scorsi, intende favorire l'accesso dei giovani all'interno delle piccole e medie imprese e insieme diffonderne i valori e la cultura nel mondo giovanile a partire dai luoghi dove i ragazzi vivono, studiano, si divertono e organizzano. La realtà sempre più preoccupante della disoccupazione giovanile, insieme ai dati della continua diminuzione di neo imprese create da giovani, nella nostra provincia sono appena l'8,1% del totale, ha indotto CNA Ferrara ad intensificare il proprio impegno per favorire l'accesso delle giovani generazioni alla piccola e media impresa. La nostra associazione cerca di incentivare il coinvolgimento dei giovani nell'impresa di oggi. Lo scopo è quello di migliorare i dati che purtroppo sono negativi in quanto a occupazione dei giovani che intendono cominciare con un'attività in proprio. È un'iniziativa in cui crede anche l'amministrazione comunale, come spiega l'assessore alle attività produttive Caterina Ferri, che ha partecipato alla presentazione del progetto insieme al vice sindaco Massimo Maisto. Perché è un'iniziativa molto concreta e pensiamo efficace, perché ascolta i giovani, ascolta quelle che sono le loro aspettative e chiede a loro che cosa si aspettano da un'associazione delle imprese, e quindi è per noi molto utile per capire quali sono anche le azioni che possiamo mettere in campo come amministrazione comunale per favorire la nascita di nuove imprese sul nostro territorio. Sappiamo bene quali sono i dati drammatici della disoccupazione giovanile e una delle strade anche per migliorare il tessuto socio-economico del nostro comune è quello di aiutare i giovani che hanno magari un'idea a diventare imprenditori, e quindi benvengano iniziative che partono dalle loro aspettative. È un mix di azioni che vengono messe in campo per creare un ambiente favorevole in particolar modo ai giovani. Quindi dall'affiancamento dei quelli che noi chiamiamo tutor, o ancor meglio mentor, che sono imprenditori nel nostro caso, formati dentro la stessa associazione, che si mettono al servizio di questi giovani per affiancarli appunto in un percorso di inizio o di accompagnamento anche per attività comunque cominciate da giovani a livello imprenditoriale. La Regione Emilia-Romagna ha lanciato un bando nell'ambito dei fondi FESR 2007-2013 per consentire alle piccole e medie imprese di introdurre tecnologie informatiche avanzate e integrarle con l'organizzazione aziendale. I progetti presentati, per essere ammessi, dovranno comportare una spesa non inferiore a 20.000 euro. Il contributo regionale è concesso nell'ambito della regola del de minimis e nella misura massima del 45% delle spese ammesse, fino a un massimo di 50.000 euro. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite la specifica applicazione web dal 1 febbraio 2015 al 31 marzo 2015.